Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono DJR99 e oggi si parla di una notizia di calciomercato veramente, veramente clamorosa. Infatti, ragazzi, il Napoli sembra aver mai ormai chiuso un importantissimo acquisto. Alessandro Buongiorno. Alessandro Buongiorno è un difensore centrale del Torino che a breve si trasferirà al Napoli per circa 40 milioni di euro, diventando così il quarto acquisto più costoso della storia del Napoli. Ragazzi, Buongiorno è un difensore che si è messo moltissimo in mostra, soprattutto quest'anno. È un difensore classe 99, quindi ha 25 anni, non giovanissimo, ma ancora abbastanza giovane, con ancora tanti margini di miglioramento. E secondo me, ragazzi, Conte è l'allenatore giusto per far fare il salto di qualità a Buongiorno e per migliorare un calciatore già molto forte. Personalmente, ragazzi, Buongiorno mi piace moltissimo, è un calciatore, è un difensore veloce, forte fisicamente, bravissimo negli anticipi e nei colpi di testa. E inoltre, ragazzi, una caratteristica importante di Buongiorno è non solo che conosce già benissimo la Serie A, ma è un difensore che conosce già benissimo il modulo di Conte. È un calciatore già abituato a giocare con la difesa a 3, perché nel Torino di Juric quest'anno e anche gli scorsi anni ha giocato nella difesa a 3, quindi si troverebbe già benissimo nella difesa a 3 che andrà a formare il Napoli. Ragazzi, il Napoli e in particolare Conte sta lavorando tantissimo sulla fase difensiva, che è proprio quella fase, cioè proprio quel reparto che ha avuto maggiori difficoltà la scorsa stagione. Il Napoli, oltre a Buongiorno, ha chiuso anche gli acquisti Spinazzola e Rafa Marin, che sono rispettivamente un terzino e un difensore centrale. Però, ragazzi, Buongiorno è la dimostrazione di quanto il Napoli e di quanto Antonio Conte vogliono fare bene fin da subito. Perché se Rafa Marin è un calciatore giovanissimo che deve fare ancora esperienza e che deve, diciamo, ancora maturare, Buongiorno è un calciatore già maturo, un calciatore che può essere fin da subito il leader della difesa del Napoli. E Conte lo ha messo in cima alla lista delle sue preferenze. Insomma, ragazzi, Buongiorno è un colpo fortemente voluto da Conte, un colpo che nelle prossime ore sarà quasi sicuramente ufficializzato. La prossima settimana faranno le visite, credo, tutte e tre questi calciatori, quindi Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin, e si andrà a completare il reparto difensivo. Dopodiché, ragazzi, un'altra questione importante è l'addio di Osimhen. La cessione di Osimhen ancora è molto in dubbio, non si sa ancora dove andrà e se riuscirà il Napoli a cederlo, e a quel punto bisogna prendere un sostituto. Per quanto riguarda Buongiorno, ragazzi, lui firmerà un contratto quinquennale e guadagnerà circa 2 milioni e mezzo all'anno. Una caratteristica particolare del suo contratto è che a partire dal 2027 Buongiorno avrà una clausola rescissoria di 70 milioni di euro. Dubito che qualcuno nel 2027, quando Buongiorno avrà 28 anni, pagherà 70 milioni per lui. Però, ragazzi, comunque sarebbe, il Napoli ha comunque la possibilità di fare una plusvalenza, perché lo paga 40 milioni e avrebbe la possibilità di venderlo a 70. Ovviamente molto dipende dal rendimento che avrà Buongiorno, ma io ho grande aspettativa per lui, perché quest'anno è stato uno dei migliori difensori in Serie A, secondo me il migliore insieme a Bastone e Calafiori. E secondo me, ragazzi, 35 milioni più bonus non è una cifra neanche tanto esagerata, considerando che Calafiori è andato all'Arsenal per quasi 55 milioni, cioè abbiamo pagato Buongiorno molto meno. È vero che Calafiori è qualche anno più giovane, ma secondo me, ragazzi, Buongiorno per 40 milioni è onestissimo. Ragazzi, cosa ne pensate dell'acquisto di Buongiorno? Ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, fatemelo sapere.